istituta è diventata adulta grazie al lavoro di molti, all'impegno costante della Promoto di Gazzada Schiano, dei tanti sponsor privati, alla direzione di Villa Cagnola, al compianto Massimo Pella, melomane raffinato, e soprattutto al vostro calore che ha sempre accompagnato le nostre manifestazioni. La nostra è una stagione democratica in cui tutti sono uguali nell'impegno e nel godimento dei frutti musicali. Ci sono i signores della Proloco, chiamiamoli così, non vecchietti se non si offendono, che hanno mille mani e mille occhi, sistemano il palco, vendono biglietti, curano le fotografie, grazie, e le riprese, organizzano il brindisi nell'intervallo del concerto. Qualcuno ricorderà la gran risultata di qualche anno fa, quando i cuochi si scatenarono con un risotto allo champagne per mille persone, le bottiglie messe nel pentolone e il tappo che saltava al colore della fiamma. Ci sono gli sponsor, che ogni anno ci permettono di continuare a sognare e di accogliere ospiti sempre nuovi e tanto gratitissimi ritorni. Ci sono gli artisti, che qui vengono volentieri, per il clima familiare, lo spettacolo del panorama al crepuscolo, la cena post-spettacolo, l'abbraccio del pubblico. Ci siete voi, il nostro valore aggiunto, cultori della musica, persone appassionate del bello, ma anche famiglie che vogliono trascorrere una serata piacevole in un luogo affascinante e pieno di storie. Alcuni ci seguono da anni, arrivano magari con un'ora di anticipo per prendere i posti migliori come i più fedeli tifosi di una squadra. Poi, scusate l'invadenza, ci sono anch'io, che ho cominciato a organizzare questa stagione quando ero studente di medicina e avevo sotto la guida del presidente della Proloco di allora, che era Eugenio Bertoglio. E qui cominciano i ricordi, gli amici della musica Giacomo Puccini di Gallarate con il loro presidente Pietro Tenconi, con cui diede inizio a questa avventura, chiamando pianisti e cantanti a esibirsi davanti alla chiesetta di Villa Cagnola. Arrivarono da subito 600-800 persone. Capimmo che la cosa avrebbe potuto funzionare, così piano piano arrivarono le orchestre e su consiglio di Giuseppe Mazzoli iniziamo a proporre i concerti sotto questo fantastico porticato dotato di ottima acustica. Ricordo i pomeriggi musicali diretti niente meno che da Daniele Gatti, Renata Scotto, ospite d'onore in una serata di lirica, poi l'arrivo dei Cameristi del Verbano con Rodolfo Girelli e la direzione di Massimo Zanetti, che ora sale sul podio della Scala e nei più grandi teatri del mondo. Ricordo le opere liriche in forma di concerto, con il pianoforte accompagnatore e le scenografie, con i personaggi in costume che altri non erano se non i soci della Proloco. Rappresentammo Lucia di Lammermoor, Bohème, Madame Butterfly. Poi arrivò Massimo Pella, melomane e grande conoscitore di voci, già presidente degli Amici della Lirica di Varese. Partimmo con la serva padrona di Pergolesi, poi arrivarono nomi importanti e la musica in villa divenne un riferimento per la provincia, un appuntamento quasi proverbiale per l'estate musicale. Un ricordo doveroso e affettuoso va tra grandi amici di Villa Cagnola. Mauro Ranieri, primo violino dei pomeriggi musicali, scomparso in un tragico incidente stradale. Il maestro Giampaolo Sanzogno, scomparso alla fine dell'anno scorso. E Gianluigi Bennati, lo scultore e autore del violinista che oggi orna il lato del portico settecentesco dando il benvenuto agli ospiti, che non sono mai mancati, anche quando per i lavori di ristrutturazione della villa dovevamo spostare i concerti nel parco sotto una tensa struttura che non garantiva certo l'acustica di questo porticato. Abbiamo un grande pubblico che non si fa scoraggiare né dal caldo africano, non stasera, né dalla pioggia tropicale, non è che dal vento, vedo. Come dimostrò il concerto del pianista Andrea Lucchesini. Ricordo che lui mi telefonò disperato dalla macchina, stava arrivando da Milano, ma diluviava e non vedeva nemmeno più la strada. Ma che vengo a fare? Con sto tempo viscaro non ci sarà nessuno, mi disse con la sua cadenza toscana. Arrivò e il portico era gremito.
Allora, un sentito ringraziamento al mio Emilio Bossi, che ha collaborato alla realizzazione di questo concerto dedicato alla cara moglie Lorena, e dal maestro Pietro Borgonovo, che ne ha curato il pregevole programma. Purtroppo questa deve essere una serata di gioia, ma i recenti drammi internazionali legati al terrorismo sicuramente non ci permetteranno di ascoltare il concerto con animo sereno. Ma speriamo che la buona musica ci aiuti ad allontanare dalla mente, almeno per qualche ora, le orribili scene di questi crudeli attentati. A questo punto vi chiederei di osservare un minuto di raccoglimento per onorare le innocenti vittime recentemente cadute per mano di persone folli e senza alcun motivo di giustizia.